finalmente svelato un millenario segreto. La storia dei profumi ha avuto inizio a Venezia. Nel lontanissimo 1075 un'esotica bellezza bizantina, Teodora Ducas, sposa Domenico Selvo, 31esimo doge di Venezia. Bella, elegante e raffinata, crea subito grande sensazione. Usa la forchetta e si profuma. Il trend iniziato dalla bella dogaressa è destinato ad avere grande seguito. Gli infaticabili mercanti della Serenissima importano profumi dalla Grecia, dalla Persia, dall'Egitto, dalle corti più raffinate d'Arabia e da Costantinopoli. Per Venezia è l'inizio di un grande amore, ma anche di un fiorentissimo mercato. La Serenissima si afferma sempre più come la più grande importatrice di essenze da profumi. Alla dogana sbarcano preziosi carichi di ambra grigia, zibetto, legni di sandalo, aloe, spezie odorose ricercatissime per creare nuove profumate preparazioni. Ma gli spezieri, veri alchimisti della profumeria, fanno una rivoluzione. Diluiti in purissima acquavite, nascono gli antenati dei moderni profumi ed eau de toilette. Nel Rinascimento Venezia è la più grande produttrice di beni di lusso, fra cui saponi, profumi e belletti. Sei secoli dopo, la famiglia Vidal, profumieri veneziani da innumerevoli generazioni, decide di riportare alla luce questa meravigliosa tradizione storica, caduta nell'oblio nei giorni più bui della Serenissima. Nei saloni splendidamente restaurati di Palazzo Mocenigo a Venezia, Mavive, l'azienda di famiglia, crea il Museo dei Profumi, il primo in Italia, nato dal perfetto accordo fra l'esperienza e l'entusiasmo di Mavive e la Fondazione dei Musei Civici di Venezia. Uno stimolante percorso offre ai visitatori meravigliati un'esperienza multisensoriale fra rari oggetti, preziosi flaconi d'oro e cristallo, vasi di maiolica per creme e unguenti, boccette d'argento per profumi liquidi e bossoli d'avorio, di corno, d'argento per le vescichette di zibetto o di muschio, antichi vasi di delicatissima porcellana e di vetro di Murano, straordinari incunabola incisi con gli antichi segreti dell'arte profumiera veneziana. Soprattutto, oltre a tutti questi tesori, offre la possibilità unica di annusare gli stessi stimolanti ingredienti che gli antichi mercanti veneziani portavano dai loro avventurosi viaggi: muschio, zibetto, resina di benzoino, legno d'aloe, cannella di Ceylon, acqua di fiori d'arancio, rose di Damasco, ambra grigia, ma anche estratti di fiori e di frutti. Queste stesse fragranze hanno ispirato la creazione di una collezione unica, nuova e al tempo stesso antica, poiché rappresenta la continuazione del plurisecolare ruolo di forte centralità di Venezia nella tradizione profumiera di tutto il mondo. The Merchant of Venice. Una linea che comprende diverse linee di prodotti, tutte basate sulla Repubblica di Venezia, la sua raffinatissima tradizione artigiana e i suoi secolari scambi commerciali con l'Oriente. Oltre al Museum Shop, ad essa dedicato al piano terra di Palazzo Mocenigo, The Merchant of Venice ha trovato nobili dimore nella Serenissima. Prima fra tutte l'Ammiraglia fra le boutique, la prestigiosa antica farmacia monumentale disegnata dal famoso architetto Giambattista Meduna, proprio di fronte al Teatro La Fenice. Poi la spezieria all'Ercole d'Oro a Santa Fosca, restaurata e riportata al suo originale settecentesco splendore. Infine la boutique d'angolo nel World of Venice Shop, nell'aeroporto Marco Polo, creata per una raffinata clientela internazionale. The Merchant of Venice, fragranti profumi che non solo rappresentano il punto più alto di una tradizione millenaria, ma anche l'inizio di un nuovo rinascimento dei profumi che coinvolge tutti i sensi, compreso il senso del lusso.
The Merchant of Venice, dalla città unica al mondo dove cultura e bellezza convivono da secoli.